Si è tenuto venerdì 8 novembre presso l'auditorium delle Clarisse di Monte Sant'Angelo l'incontro tra Alfredo Mantovano e gli studenti dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Gian Tommaso Giordani. Durante l'incontro dal titolo Mafia è bello? Come togliere consenso sociale alle mafie? L'ex sottosegretario al Ministero dell'Interno Mantovano ha presentato il suo libro Irrispettabili, il consenso sociale alle mafie, scritto a quattro mani con Domenico Airoma. Alfredo Mantovano ai microfoni della Web TV del Comune di Monte Sant'Angelo. Per anni da questa famosa faida dei pastori, non più faida, ormai riconosciuta la mafiosità di questo territorio, per presentare un libro contro la mafia, un libro che parla in maniera diversa della mafia, che affronta il problema in maniera sociologica. Ma questa riflessione è fatta con un altro magistrato che in questo momento è procuratore aggiunto a Cosenza, si pone dall'ottica di quello che ciascuno di noi può fare, non di quello che ciascuno di noi ha voglia di chiedere alle istituzioni. E quello che ciascuno di noi può fare, al di là dei ruoli istituzionali, in certi casi può sembrare banale, però ha sempre effetto. L'importante è intanto tirare una linea di confine nettissima tra il mondo civile e l'area mafiosa, tenendo presente che l'area mafiosa non è composta soltanto dai mafiosi, ma anche da coloro che fruiscono in qualche misura dei loro favori, pur non essendo appartenenti al clan, all'organizzazione. Ecco, è proprio quest'area intermedia che dobbiamo considerare molto bene e dobbiamo considerarla guardandoci allo specchio, perché c'è il rischio anche attraverso comportamenti di cui non valutiamo fino in fondo la portata che ci possiamo stare anche noi in quest'area intermedia. È un libro che parla anche di una sorta di terapia contro quella che è la mafia e contro la mafiosità. Ma il limite che hanno spesso le riflessioni, soprattutto quelle contenute in libri che parlano di mafie, e che alla fine uno si lascia prendere dallo sconforto e dice non si può fare nulla. Non è vero, si può fare tanto in tanti terreni che vengono presi in considerazione dalle mafie per consolidare il loro consenso sociale, dallo sport alla valorizzazione di ciò che si sottrae alle mafie, quindi al corretto utilizzo dei beni confiscati, da una devozione religiosa che sia la più lontana possibile da ogni forma di strumentalizzazione mafiosa, ad una scuola che affronti questi temi non in termini generici e astratti, ma calandosi realmente sul territorio.